Martedì 8 luglio 2014 ci troviamo a Firenze per un workshop organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze. Il tema della giornata, del workshop di formazione, è proprio quello della riqualificazione edilizia, un tema quanto mai caldo. Il patrimonio edilizio italiano è molto vecchio e necessita di imminenti riqualificazioni, soprattutto per questioni legate al risparmio energetico e alla sostenibilità. L'obiettivo di questo convegno è formare tanti architetti e progettisti sui nuovi prodotti presentati dalle aziende e, grazie agli interventi degli importanti relatori presenti, anche a dare una visione più ampia di quello che è il futuro dell'architettura in Italia. Vediamo. Il tema del mio intervento oggi era quello della sostenibilità, quindi la domanda è perfettamente centrata. Quali sono le linee guida principali? Innanzitutto, l'impianto sportivo già di per sé stesso è un elemento qualificante del territorio, non dobbiamo rovinarlo, noi progettisti. Occorre una preparazione specifica, è una materia, è una disciplina che bisogna conoscere, oltre che le regole dell'architettura, anche le regole dello sport. Io sono un omologatore, da anni vado in giro, oltre che a progettare, a parlare di impianti sportivi, e direi che un obiettivo del gestore, che oggi è quello che conduce l'impianto, il gestore privato, è quello di spendere sempre di meno, quindi sostenibile ma anche energeticamente sostenibile. L'impianto sportivo del presente è un impianto accorpato con tante funzioni, dove non c'è solo lo sport agonistico ma c'è lo sport di base e ci sono anche funzioni del benessere accompagnate al ristoro, alla ludoteca, al divertimento in una cornice verde, possibilmente all'aperto. Io non è la prima volta che vengo e per me è sempre una vetrina importantissima, perché parlo con dei colleghi diffondendo i valori che sono miei, perché ho fatto una scelta di vita da sportivo, quello dell'impiantistica sportiva, quindi parlare dei colleghi che sono obbligati a essere seduti per i crediti formativi è stato molto importante e complimenti all'organizzazione.